Ben ritrovati in questo nuovo video per AngioGruggeri.it. Quest'oggi sotto la mia lente questo grande cassone targato Sony, modello GTK XB5. Andiamo a scoprire tutte quelle che sono le sue caratteristiche e soprattutto come suona all'interno di questo video, subito dopo la sigla. Sì, siamo partiti da quelli che erano gli speaker Bluetooth di queste dimensioni per arrivare ad un cassone Bluetooth. Modello GTK XB5, questo prodotto da Sony è il primo di una lunga serie di speaker Bluetooth pensati per la casa, ma anche pensati per i party, con una potenza nominale di 200 watt. Questo appunto permetterà di poter essere utilizzata non solo in casa ma anche per per dei party che magari si vanno ad organizzare, e tranquillamente potrebbe essere utilizzata per una stanza di circa 150 metri quadri, in quanto comunque l'audio si andrà a distribuire in maniera direi ottimale. Per quanto riguarda la presenza degli altoparlanti, abbiamo due altoparlanti piccoli che permetteranno di andare a riprodurre tutti gli alti, mentre per quanto riguarda le frequenze medie e basse, soprattutto quelle basse, sono distribuite su quei due grandi altoparlanti montati in questo modo, come vi sto facendo vedere, uno sopra e l'altro sotto. Molto bella la possibilità di avere queste strisce LED, che però non seguono il tempo di musica ma andranno ad essere comunque personalizzabili attraverso l'applicazione che vi farò vedere tra qualche istante, ma non possono essere regolate a tempo di musica. Connettività Bluetooth con un range di circa 30 metri che viene a diminuire nel momento in cui la cassa è posta in un'altra stanza e abbiamo un divisorio quale il muro che andrà a far interrompere quella che è la riproduzione, oppure la riproduzione andrà a scatti. Non abbiamo solamente questo, perché allo speaker Bluetooth abbiamo anche un sensore NFC. Questo ci permetterà, su dispositivi appunto dotati di NFC, di potersi collegare attraverso quello che è il sensore appunto che deve essere abilitato, e così poter trasmettere quella che è della musica dal dispositivo allo speaker. Per quanto riguarda invece l'analogico, abbiamo sul retro una uscita RCA, quindi maschio femmina, per farvi comprendere, e sarà necessario utilizzare questi cavi che però non sono inclusi in confezione, una di uscita per poter andare a utilizzare in cascata questo speaker con altri, oppure potremo andare ad ottenere un'altra, cioè anche un ingresso sempre RCA, quindi maschio femmina, che permetterà di utilizzare quello che è l'ingresso attraverso appunto un cavo RCA per tutti quei dispositivi che non hanno una connettività Bluetooth e che quindi possono essere utilizzati in questo modo. Per quanto riguarda la distribuzione del suono, può essere posta sia in verticale lo speaker sia in orizzontale. All'interno c'è un sensore che permetterà di comprendere come l'audio deve essere distribuito, e l'audio, fidatevi, fa veramente veramente paura, specialmente per quelli che sono i bassi. Andiamo a parlare dunque di quella che è la qualità. Equalizzazione che può essere impostata su predefinita oppure in base al genere che andrete a riprodurre, può essere appunto scelta tra vari preset grazie all'applicazione, ma abbiamo la possibilità anche di attivare quella che è la funzione extra bass, che andrà ad amplificare quelli che sono i bassi presenti all'interno della traccia e quindi a creare quella che è proprio un effetto disco, un effetto sub, che comunque su una cassa di 200 watt è difficile da poter ottenere. Bando alle ciance, andiamo subito a provarla. Vado a prendere il mio smartphone per farvi ovviamente ascoltare una riproduzione, il classico test che andiamo a fare per poter sentire come suona questo GTK XB5. Mi vado a connettere, in questo modo vado a vedere in questo istante se è posta, lo andiamo ad accendere e
è posta su connettività Bluetooth. Ovviamente poi tutti quelli che sono i tasti bilanciere del volume e accensione e spegnimento, nonché tasto funzione, sono presenti vicino al sensore NFC. Abbiamo mentre si connette, abbiamo inoltre quella che è una caratteristica, ovvero del party chain, che permetterà nel momento in cui abbiamo due o più dispositivi XB5 di poterli connettere tra loro e quindi creare quella che è un sistema audio direttamente controllabile da uno smartphone, quindi connesso ad una cassa, tutte le casse tra loro andranno a creare una rete per poter andare a riprodurre quello che è il contenuto multimediale. Si è connessa, quindi direi di andare su Spotify e andare ad ascoltare quella che è la nostra traccia di test. Vado ad alzare il volume al massimo. Then he does the pong dance. Ok, direi che può bastare così. Insomma, dei bassi veramente profondi nel momento in cui magari non si preferisce avere tutti questi bassi, si va a disattivare ovviamente quella che la funzionalità extra bass, che io comunque ho lasciato attiva perché dipende comunque dal genere musicale che si va ad ascoltare frequentemente. Per quanto riguarda invece l'applicazione, abbiamo la presenza di quello che è l'applicazione scaricabile dal Play Store chiamata Music Center di Sony, e ve la faccio vedere in questo istante, che permetterà di andare a ritrovare quello che è il dispositivo dal quale, quindi lo smartphone e lo speaker stesso, e di poter decidere per quanto riguarda quello che è lo speaker quelle che sono non solo l'equalizzazione ma anche i LED e come questi devono essere settati. Ovviamente c'è anche la presenza del tasto che permetterà di andare a disattivare e spegnere completamente la cassa e quindi averla in modo completamente diciamo classica, senza alcun LED. Per quanto riguarda dunque la possibilità di andare ad impostare quelle che sono le caratteristiche di questo speaker, una volta che siamo entrati in quello che è il Music Center dell'applicazione, ci permetterà di andare a correggere quello che è il suono, potendo andare a decidere quello che è l'equalizzazione, attivare o disattivare l'extra bass, che può essere fatta mediante smartphone oppure mediante tasto apposito sullo speaker, oppure abbiamo il DJ Effect, dove abbiamo il flanger, successivamente l'isolator e il wah, che però sinceramente non mi hanno fatto impazzire. Successivamente ancora invece abbiamo l'illumination, possiamo avere il light off, successivamente il rave, quindi si tinge di viola, successivamente abbiamo magari strobe e diventa sul bianco barra rosso, e così via, ne esistono almeno una ventina, e ovviamente cambieranno in base al programma che andremo a definire. Successivamente altre impostazioni, potremo andare a definire quello che è l'auto standby, successivamente il Bluetooth standby e il Bluetooth codec, che possiamo scegliere tra auto o SBC. Questo è per quanto concerne questo speaker Bluetooth. Ovviamente all'interno della confezione sarà disponibile lo speaker, il cavo di alimentazione, in quanto non è dotato di batteria propria, ma la batteria integrata è presente nel modello XB60, che è praticamente identico all'XB5, solamente che avremo al suo interno una batteria integrata. Successivamente da Sony, con la linea successiva, è stata anche introdotta la possibilità di andare ad inserire quello che è un microfono sulla parte retrostante e anche un ingresso di tipo USB, che permetterà anche di riprodurre delle tracce direttamente da una USB stick. Quanto costa questo aggeggio? Costa 169 euro attualmente su Amazon. Il prezzo di listino però è circa di 250 euro, è presente in quattro colorazioni, abbiamo la nera, la blu, la rossa e la verde, ovviamente il colore che cambierà sarà quello dello chassis, le funzioni rimarranno ovviamente inalterate. Per quanto riguarda invece l'XB60, che è praticamente identico a questo, ripeto, con l'integrazione di quella che è la batteria
al suo interno è quello che è il microfono e l'ingresso USB, invece ovviamente si vanno a sfiorare quelli che sono il tetto dei 200 euro. Ovviamente se qualcuno avesse qualcosa da chiedere inerente a questo modello GTK XB5 può farlo qui giù nei commenti, vi risponderò non appena possibile. Se questa video recensione vi è stata utile vi invito a mettere un bel mi piace al video e ad iscrivervi al canale, e da qualche istante è stata pubblicata quella che è la recensione scritta sul sito web www.angeloruggeri.it. L'appuntamento è dunque su questo canale per una prossima recensione, sempre qui per angeloruggeri.it.